Cari amiche, cari amici, buon H24, voi sapete che questa rubrica è sul sito del Quotidiano di Sicilia di oggi, mercoledì 15 settembre, e ci sta per 24 ore. Oggi vi parlerò di una cosa di cui nessun giornale fa cenno, ed è riguarda un principio di equità fra tutti i siciliani. La questione annosa è quella della stabilizzazione dei precari, di cui tutti parlano. Di queste poverette, fra virgolette, che da anni sono dentro le amministrazioni pubbliche, quella regionale e quelle dei comuni, i quali finalmente avrebbero il diritto, sempre fra virgolette, di essere assunti, cioè di trasformare il loro contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Si tratta di una bufala. Primo, perché questi cosiddetti precari sono entrati nelle amministrazioni per chiamata diretta e non attraverso i concorsi. E perché hanno chiamato questi e non altri? Ovviamente perché ci sono state delle raccomandazioni di questo o di quell'uomo politico, di questo o di quel burocrate. Quindi sono dei dipendenti con contratto a tempo determinato entrati senza concorso, come prevede tassativamente l'articolo 97, secondo comma della Costituzione. Ma quando le amministrazioni, per intercessione, fra virgolette, dei politici hanno chiamato questi precari, non si sono preoccupati di vedere che c'erano tutti gli altri siciliani, che non erano stati raccomandati, che avevano pari diritto. In questo senso sono intervenute diverse decisioni dei massimi livelli, dei giudici e in particolare del Consiglio di Stato, il quale, con tre sentenze, una del 1999, una del 2006 e una recentissima di luglio 2010, ha affermato un principio lapalissiano. Esiste una legge che prevede la cosiddetta stabilizzazione, la quale può essere fatta a condizione che non leda il legittimo diritto degli aspiranti, cioè di tutti gli altri cittadini, che hanno dei curricula idonei ad entrare nella pubblica amministrazione con lo stesso identico diritto di quelli che ci sono già dentro. Allora, il nostro giornale ha lanciato una massiccia campagna invitando tutti i siciliani che non sono nelle pubbliche amministrazioni e che hanno la qualifica di aspiranti, cioè hanno gli stessi diritti dei precari, di presentare in massa le loro domande attraverso la PEC certificata, cioè la posta elettronica certificata, alle amministrazioni, a quella regionale e a quelle dei comuni di propria residenza, presentando una istanza con la quale chiedono di essere assunti col contratto a tempo indeterminato alla pari dei cosiddetti precari. I precari non sono cittadini privilegiati, gli aspiranti non sono cittadini di seconda serie. Entrambi hanno il diritto di essere assunti e le amministrazioni hanno il dovere di esaminare i curricula di questi aspiranti al pari di valutare le competenze dei cosiddetti precari. Per oggi è tutto, buona giornata. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.